Ciao amici gatti e amiche gatte, sono qui con Oscar oggi per parlarvi della FIP e del coronavirus. La FIP è una malattia per la quale non esiste una cura. Non è possibile neanche diagnosticarla con precisione se non dopo la morte effettiva del gatto. È una malattia complessa, subdola, per cui ne abbiamo parlato con la dottoressa Beatrice Martinelli, che ci ha spiegato anche la sua esperienza. Sul canale YouTube di Micio Gatto ci sono tanti video sulla salute e il benessere del gatto, quindi iscriviti per non perderne nemmeno uno. Ciao, sono Beatrice e questa volta vi voglio parlare del coronavirus, che è la piaga della mia vita. Cosa vuol dire? Sarete tutti sconvolti. Ebbene sì, i miei gatti sono tutti e due positivi a corona da quando hanno 1 mese. Io purtroppo ho inserito il gattino che avevo trovato alla gatta che avevo trovato 10 giorni prima, che non aveva assolutamente niente. Lui è l'untore di casa, ha portato a casa il corona e lui a momenti mi saluta, è stato veramente molto male. Lei ha avuto, diciamo, la viremia più leggera, con solo un po' di diarrea, però sono entrambi positivi. Cosa vuol dire e cos'è il coronavirus? Il coronavirus può essere un banalissimo virus enterico, cioè può essere un virus che dà solo diarrea per una settimana, 10 giorni, autolimitante, ovviamente in un gattino molto piccolo come il mio gatto pesava 5 etti e mezzo, per cui per lui avere una diarrea di quel tipo era vuol dire abbassamento della glicemia, crisi convulsive, eccetera. Per cui il mio gatto è rimasto con me per 2 settimane e me lo portavo ovunque. In quel caso è solo perché era piccolo. La mia gatta che l'ha presa da lui invece non ha avuto alcun problema, ha avuto solo un po' di diarrea, però niente di che. Il corona cos'è? Appunto è questa forma enterica che possono prendere ovunque, sia ovviamente da gatti malati, però è più facile prenderla come i miei, che sono gatti di ungaettile, randagi, eccetera. Possono anche prenderla in allevamenti, che non so, che ovviamente hanno la presenza del corona, perché ovviamente si prende dalle deiezioni, cioè cosa vuol dire? Dalle feci. È chiaro che i nostri gatti frequentano tutte le loro lettiere, anche i gatti dell'allevamento, quindi è molto facile. Nelle zampe rimane la presenza fecale, loro comunque si lavano e si leccano e purtroppo vengono contaminati. Questo virus è terribile, ve lo dico, perché può rimanere silente in tutto il corpo e non mutare mai e trasformarsi in una malattia letale che porta alla morte, dove vi dico non c'è alcun tipo di cura. E la diagnosi certa, purtroppo, ma certa, è l'autopsia. A trovare un coronavirus positivo nel corpo di un gatto vuol dire che il gatto è venuto a contatto con il virus enterico, ma non vuol dire avere la peritonite infettiva felina, che ha due tipi principali: quella che produce un liquido addominale che si dice umida perché hanno una pancia enorme piena di liquido, e quella invece più granulomatosa, così si chiama, ma vi dico, vi spiego, che è secca, non produce niente, però è una forma anche quella mortale, perché la parte che colpisce di più questo tipo di peritonite infettiva felina secca è il sistema nervoso centrale. Quindi il gatto diventerà neurologico, farà cose strane e voi non capirete perché, perché non c'è alcun, non ha avuto un incidente, non è successo niente, purtroppo il virus che si replica a livello neurologico. Questa malattia purtroppo è subdola. Cosa succede? Può essere che come i miei gatti a 2 mesi, a 1 mese hanno preso il coronavirus enterico e questo virus può non mutarsi mai per tutta la loro vita e rimanere all'interno del loro corpo, oppure decidere che entro i 3 anni e sopra i 10 anni, questo è l'asco di tempo per cui di solito si manifesta la FIP, la peritonite infettiva felina, può diventare FIP. Questa malattia, io ve lo dico da proprietario con i gatti, così io ho fatto, i miei gatti in questo momento hanno 4 anni, io ho fatto i primi 3 anni che quando vomitavano, avevano diarrea, ho detto ecco ci siamo, sono all'inizio della. Non dobbiamo allarmarci perché mi sono capitati più gatti come i miei nella mia esperienza e sono tutti vivi e tranquillissimi, hanno tutti 5, 6, 7 anni. È vero che la malattia può venire anche oltre i 10 anni, è segnalato. Ci sono delle razze predisposte a questa malattia? Sì. Assolutamente, ce n'è una che si chiama Sacro di Birmania, che e sono quelli che purtroppo ho visto più morire, sono più predisposti all'assunzione, alla mutazione del coronavirus da enterico a peritonite infettiva felina. Un'altra razza che pare abbia una predisposizione è il persiano, ma pare che siano molti di più i persiani esistenti, per cui sia il numero di gatti persiani esistenti nel territorio
a renderli più facilmente predisposti. Invece il sacro di Birmania è proprio per la razza. Questo virus purtroppo è dilagante, nel senso che un gatto presente in casa con coronavirus, come è successo a me, lo attacca sicuramente al suo compagno, è impossibile, non c'è modo. E anche nell'ambiente è molto resistente, quindi quando si ha un gatto coronavirus positivo bisogna fare proprio il lavaggio con candeggina e tutto e poi rimettere il gatto, che tra virgolette potrebbe anche essere lui malato perché non lo sappiamo. Purtroppo a me è successa una brutta esperienza con il gatto che mia sorella aveva coacquistato, un gattino, uno Scottish Fold di 2 mesi e mezzo. Qual era il sintomo principe di questo gatto? Io me ne sono accorta subito: il gatto non prende peso. A 4 mesi e mezzo pesava 1,5 kg, non è possibile per uno Scottish Fold. Aveva feci con sangue in maniera saltuaria, quindi non vomitava, però aveva una crescita molto ridotta, era letargico, vuol dire che giocava poco, e quando l'ho visto la prima volta ho detto a mia sorella: qui c'è qualcosa che non va, il gatto non cresce, il gatto non vuole giocare come un gatto normale, è un gatto soprammobile. Nel giro di 1,5 mesi ha sviluppato versamento, quindi a 5 mesi e mezzo è arrivata la FIP umida. Anche per questioni economiche è stato restituito all'allevatore, perché è giusto così. Cioè, se voi avete costato un gatto che ha dei sintomi, è l'allevatore che, visto che l'avete pagato, avete un contratto, purtroppo è brutto da dire, però è l'allevatore che sceglie cosa fare di analisi, non voi, perché se sbagliate non potete più rivalervi. Quindi è molto meglio mettersi d'accordo, come ho fatto io, è una cosa proprio di comune utilità che vi dico. Mettetevi d'accordo con l'allevatore, scegliete insieme a lui le diagnostiche da fare, perché se succede qualcosa al gatto, poi dopo non potete più tornare indietro. Quindi mettetevi sempre d'accordo. Purtroppo non c'è una cura in nessun modo, e arriviamo sempre nella fase più brutta, che non vorrei arrivarci neanch'io, ma ci arrivo per pietà verso il mio paziente, perché so che non posso più aiutarlo, ed è purtroppo l'eutanasia. E come vi dicevo, la diagnosi certa di FIP è l'autopsia certa. Esistono degli esami che si possono fare, ma non sono sicuri al 100%. C'è un esame che sembra il più sicuro, che si chiama test di rivalta, però si può fare per la peritonite infettiva felina, quella umida, si raccoglie il liquido addominale e tramite un test si vede se si discioglie in un determinato liquido. Se questa cosa si discioglie, pare che non sia FIP, però anche lì non è un test al 100%, quindi se è positivo ha una buona possibilità di essere FIP, però ve lo dico, la diagnosi certa purtroppo è autoptica, e allora a quel punto purtroppo sapete anche voi, lascia il tempo che trova sapere se è FIP. Più che altro è se ha il coronavirus all'interno di casa, che vorrebbe dire che magari tutti gli altri sono positivi di corona, ma non vuol dire che abbiano la peritonite infettiva felina. Quindi, tra virgolette, purtroppo nulla possiamo fare, non ci sono farmaci, non possiamo sapere quando muta, per cui alla fine siamo in attesa. Come me, guardo i miei gatti e spero sempre che questa cosa non avvenga mai, però purtroppo non ho nulla da fare, pur essendo un veterinario, devo solo sperare che il virus enterico rimanga a quel livello e che non diventi mai peritonite infettiva. Tra gli esami che mi chiedono spesso ce n'è uno che è la PCR. Ecco, neanche quella vi dà la sicurezza. Perché? Perché il virus enterico non viene separato dal virus che diventa poi virulento, quindi voi potete vedere, come vi ho detto prima, il virus enterico anche per PCR, ma chi vi dice che è FIP? Potrebbe essere contaminato ed avere un'altra malattia, quindi assolutamente vi dico, non esiste purtroppo il 100% che vi dà la diagnosi, e comunque purtroppo arriviamo tutti nel giro quando si è conclamata la malattia, sia che sia nella fase neurologica sia che nella fase di versamento addominale, purtroppo nel giro di poche settimane, ahimè, dobbiamo per forza fare l'eutanasia. Sono esposti solo i gatti cuccioli a prendere il coronavirus? No, possono prenderli chiunque, e purtroppo può succedere anche che un gattino che viene immesso in una casa dove ci sono altri amici, gatti, eccetera, eccetera, possa fare da untore
e uno di quei gatti, magari in quel momento, al virus muta, il gattino rimane col suo virus enterico e purtroppo uno degli ospiti di casa viene la peritonite infettiva felina. Io vi dico la sincera verità, mi era capitato appunto quando avevo pensato che il gatto di mia sorella fosse positivo di tenermi il gatto, visto che io ho due corona positivi, ok? Quindi non succede niente. Se voi avete due corona positivi e avere un terzo gatto che lo curo, poi alla fine con l'allevatore ci siamo messi d'accordo, per me non era un rischio per i miei gatti. Quindi se avete due gatti come me potete avvicinarvi a un gatto che volete curare. La cosa triste è che se abbiamo già i sintomi della peritonite, purtroppo sapete che vi può durare poche settimane e quindi può diventare veramente uno strazio sia per noi per il gatto, perché il gatto sta male e noi stiamo male con loro a guardarlo perché non riesce a mangiare, eccetera eccetera. Quindi io normalmente quando sospetto questa malattia mi metto anche di fronte al proprietario, che si trova il gatto alla sera magari andato a lavorare, che non riesce a mangiare, non riesce a muoversi, rimane in un angolo, e sempre di più magari se al versamento il versamento preme sul diaframma e respirano male, possono avere anche versamenti in altre parti, anche cavitari, anche toracici. Capiamo che per il gatto avere questo tipo di dramma che non posso risolvere ci porta sempre a quell'unica decisione, che è la decisione migliore quando siamo di fronte a un quadro di questo genere che continua per settimane, di purtroppo fare l'eutanasia e poi, se volete, fare l'autopsia, perché vi darà la risposta che cerchiamo. Con questo concludo, vi dico che io sono tranquillamente felice con i miei gatti corona positivi, stanno a girare per casa, ne combinano di tutti i colori, buttano giù tutto, quindi sono gatti normalissimi. Penso che se dovessi avere la peritonite infettiva me ne accorgerei, perché sono gatti molto vitali, giocano di notte, mangiano, eccetera. La mia gatta ha dei momenti in cui va in diarrea, però questo potrebbe essere un problema legato al suo sistema immunitario, anche a lei, che ovviamente fa quello che vuole, e perché io ho un gatto stalker, purtroppo, che la stalkerizza dalla mattina alla sera e lei si stressa. Quindi purtroppo noi pensavamo che avendo il compagno, ma le gatte molte volte non la prendono bene. Quindi vengono stalkerizzate da questi che hanno tutto il tempo, vogliono solo giocare e loro vorrebbero essere lasciate in pace, per cui il sistema immunitario in questo caso diminuisce. Quindi non siamo solo noi la causa, ma sono anche tra la popolazione felina. Anche tra di loro possono essere anche loro fonte di stress e diminuire le difese immunitarie. Quindi non siamo solo noi, grazie a Dio. Spero di esservi stata utile. Se avete qualsiasi domanda sulla FIP e anche sull'herpes virus e sui calici, noi siamo sempre qui a disposizione. Chiamateci, Micio Gatto vi saluta, ci vediamo la prossima volta. Bene, io ringrazio tanto la veterinaria Beatrice Martinelli, vi aspetto nei prossimi video e mi raccomando, iscriviti al canale YouTube di Micio Gatto per non perderne nemmeno uno. Ciao amici gatti e amici gatte!